La consulenza filosofica è un entrare nel mondo della contingenza attuale. E stavo dicendo che questo progetto che abbiamo fatto di sperimentazione della pratica filosofica dall'università alla Regione Lazio, per cui nelle scuole, ho portato una frase di Bloch, quella famosa, credo per averla messa all'inizio del mio libro, quando Bloch nell'11-12 si guarda il mondo e dice che tutto è diventato vuoto, la gente non riesce più a scuotersi se non dalle cose esteriori, ha perso il suo suono. L'età, i ragazzi di oggi non hanno recepito minimamente. Anzi, sono stati, tra l'altro io ho spiegato che è un filosofo della speranza questo, però loro dicevano che era troppo pessimista al vedere le cose così sterili nell'esterno, nel mondo di oggi, ma secondo me non riuscivano minimamente a cogliere, io li invitavo naturalmente a cogliere quello che era il senso interno, per poter poi viaggiare e fare la Drehung nell'esterno, insomma. Ma c'è questa enorme difficoltà e molto probabilmente si è abituati a tempi molto brevi, e per cui cambiamenti, se Bloch è velocissimo nel cambiare i piani, degli orizzonti, ma adesso sono veramente ancora di più accelerati rispetto a lui, che già con grande anticipo lo aveva fatto nel 20, nel 30, questa questione della velocità del cambio dei piani. E sento che i ragazzi non riescono a cogliere più neanche l'attimo solo vissuto, o quel momento in cui c'è il pericolo del nocivo, ma fuggono da una parte all'altra in continuazione.